Ragazze, oggi vedremo come si mettono i bottoni automatici. Quello che ci serve sono i bottoni automatici, questo attrezzo che serve per bucare la stoffa o le copelle, questo che serve per fissare la parte sotto del bottone automatico e questo serve per fissare la parte sopra. Qui abbiamo un pezzo di ecopelle che sarà quella che bucherò per applicare il bottone. Serve anche un martello. Come vedete, ogni bottone automatico è composto da quattro parti. La parte che sta sopra e la parte che sta sotto, che corrispondono rispettivamente a questo e questo. Se comprate bottoni automatici e avete qualche dubbio, non vi ricordate se in questo pezzettino, ad esempio, va infilato questo o questo, basta fare una piccola associazione di idee. Ricordatevi che questo, che è quello con la parte superiore bucata, è quello da infilare nella femmina e che andrà poi picchiato per farlo dilatare in modo che la femmina si incastri. Per prima cosa segnate i punti nei quali volete fissare i bottoni automatici. Nel mio caso io sto facendo un piccolo portamonete portachiavi che andrà fissato in questo modo. Quindi prima di cucirlo prendo l'attrezzo per fare i buchi e faccio il buco dando una martellata sopra l'attrezzo. Due pezzi, quindi il maschio e la femmina. Questo sarà quello che dovremo vedere all'esterno, quindi lo infiliamo, posizioniamo la femmina e poi con il martello assicuriamoci di dare dei colpi forti in modo che si fissi bene. Potete vedere, il maschio si è dilatato all'interno. Vedete? Ora possiamo passare a mettere la seconda parte del nostro bottone automatico. Prendete gli altri due pezzettini. Come potrete vedere anche voi, ce n'è uno che si infila nella parte posteriore dell'altro pezzettino. In questo caso il maschio deve sempre rimanere all'interno. Lo posizionate, applicate la parte sopra fino a che sentite click. Prendete questo attrezzo, come vedete è bucato, lo posizionate in questo modo e poi con il martello fissate anche la seconda parte del bottone a pressione. A voi il risultato. Come vedete è molto semplice. Non preoccupatevi se la prima volta, la seconda volta non vengono proprio bene, perché è normale, dovete solo fare un attimo l'abitudine a come picchiare, con che potenza, vedete?